poi utilizzata proprio in questo genere di film, appunto nella serie Scream. Una cosa che non ho detto, il tema di Death by Hand è assolutamente in linea con quello che abbiamo visto fino ad ora di Nick Cave. L'uomo con la mano destra rossa, come se fosse sporca di sangue, è un'allegoria di Dio, del Dio vendicatore dell'Antico Testamento, come appare tra l'altro anche nel Paradiso Perduto di John Milton. Quindi anche qua abbiamo una citazione letteraria abbastanza specifica, come sempre nel caso di Cave. Dopo Let Love In, una fase d'oro appunto per i Bad Seeds, come abbiamo visto, qualcosa cambia di nuovo, nel senso che innanzitutto il matrimonio di Nick Cave con Vivian Carneiro va in crisi, divorzieranno infatti nel 96. Il progetto successivo nel quale si impegna Nick Cave con la band è un disco che inizia a registrare addirittura nel 93, quindi prima dell'uscita di Let Love In, ma che uscirà soltanto nel 96. Il disco si chiama Murder Ballads, questa è la copertina. Ed è un disco a tema, nel senso che tutte le 10 canzoni che sono contenute nel disco sono ballate di omicidio, cioè un tipo particolare di canzone del folklore anglosassone. Riprende infatti, un paio di canzoni sono infatti riprese di motivi tradizionali della tradizione anglosassone, ballate che mettono insieme il massimo del romanticismo, quindi una storia d'amore, con il massimo della violenza. Quindi c'è sempre qualcuno che rimane ucciso, qualcuno che viene ucciso, può essere lui che uccide lei, lei che uccide lui, loro che uccidono un altro. Addirittura nell'ultima canzone, O Melly's Bar, è una vera e propria carneficina, perché se l'ascoltate sono 10 minuti di uno che entra in un bar e fa una carneficina ammazzando praticamente tutto il paese. Nick Cave ha sempre avuto questa passione per le storie un po' violente. Diciamo che in Murder Ballads questa passione raggiunge un po' il suo culmine, mette insieme appunto l'amore che c'è comunque, il romanticismo che vedremo anche nell'ultima canzone che andiamo ad ascoltare stasera, con appunto però copiosa quantità di ammazzamenti, squartamenti, eccetera. Murder Ballads viene registrato oltre ai Bad Seeds con un paio di ospiti molto importanti. Il primo ospite è PJ Harvey. PJ Harvey, che proprio in questi anni abbiamo dedicato gli ultimi due appuntamenti dei nostri audio forum proprio a PJ Harvey. Il mese scorso abbiamo fatto due appuntamenti su PJ Harvey e abbiamo quindi fatto ascoltare la collaborazione già tra Nick Cave e PJ Harvey e Henry Lee, quindi vi anticipo già che non la faremo ascoltare stasera. Il brano sul quale collaborano è appunto un riadattamento di una vecchia canzone popolare. In questi anni Nick Cave e PJ Harvey appunto, mentre sta cadendo a pezzi il suo rapporto con Vivian Carneiro, con la moglie, hanno una breve relazione, una breve storia che durerà poco meno di un anno, che influenzerà pesantemente il disco successivo di Cave, The Bodmin's Code, del quale parleremo nel prossimo incontro, e che influenzerà anche comunque le canzoni di PJ Harvey a partire da Is This Desire e proseguendo. C'è da dire che in questo breve periodo in cui dura la loro storia realizzano la canzone, realizzano il video di Henry Lee, bellissimo, che però stasera vi abbiamo fatto vedere appunto gli appuntamenti della volta scorsa, quindi questa volta lo saltiamo. In generale hanno lasciato dietro di loro una serie di foto, di apparizioni anche televisive in cui sembrano particolarmente in sintonia, quindi ci fa sempre piacere andare a rivederle, insomma, in questo caso. L'altra collaborazione eccellente è quella con Kylie Minogue. Quindi una pop star australiana, con la quale Nick Cave confessa di aver avuto una vera e propria ossessione. Dice che dall'inizio degli anni 90 che voleva scrivere un pezzo per Kylie Minogue, non era mai riuscito a scrivere qualcosa che potesse essere interpretato. Un personaggio apparentemente lontanissimo dalla sensibilità di Nick Cave, per il quale però lui appunto ha un qualche ascendente su di lui. Finalmente riescono a collaborare su questo duetto di questa canzone che si chiama Where the Wild Roses Grow, che esce come primo singolo in anticipazione di Murder Ballads nel 95 ed è semplicemente il più grande successo commerciale di Nick Cave and the Bad Seeds, l'unico, diciamo, in realtà. È una canzone che entra in classifica un po' da tutte le parti, entra in classifica anche in Italia, intorno a posizione numero 20 dei singoli, ma è una specie di evento incredibile. Viene quindi passata da MTV il video a ripetizione da tutte le parti, e però crea anche qualche problemino, soprattutto con la fama, perché nel momento in cui MTV nomina Nick Cave and the Bad Seeds, Nick Cave come miglior artista maschile dell'anno, Nick Cave scrive questa lettera a MTV in cui fondamentalmente rinuncia, dice: per favore non datemi neanche questa nomination, non voglio neanche essere nominato, perché c'è una frase molto bella, dice:
My muse is not a horse, and I am in a horse race, and if indeed she was, still I would not harness her to this tumbril. Cioè, la mia musa non è un cavallo e io non sono in una gara di cavalli. Quindi sente questa cosa della competizione per l'MTV Awards come una specie di competizione tra cavalli, una cosa lontanissima da lui che comunque si sente un artista nel vero senso della parola. E non c'è da dire che, in seguito non raggiungerà mai più questo livello di notorietà, ma non gliene è mai interessato particolarmente, da quello che mi sembra di capire, di Cape. Il testo completo lo trovate comunque su internet, l'ho preso da lì. Adesso andiamo a guardare appunto come ultima canzone di stasera il video di Where the Wild Roses Grow, un video passatissimo ai tempi appunto su MTV, in cui vediamo sia Nick Cave che Kylie Minogue riprese in cui questa atmosfera un po' fiabesca e incantata, e capiamo anche la storia, cioè la storia in linea con le Murder Ballads, è la storia di un amore intenso, una passione che sboccia e che finisce nel momento in cui lui si rivela essere uno psicopatico e uccide lei fondamentalmente, la porta in questo posto dove le rose selvagge crescono e la uccide. Quindi adesso vediamo il video.